Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi vi parlo di cavolfiori, mi mancava questo video sulla playlist e sono giusto in tempo a farlo e adesso vi spiego il perché. Rieccoci sul canale. Allora, il cavolfiore appartiene alla famiglia delle crucifere, esattamente come il broccolo che vi ho fatto vedere l'altra volta. È uno degli ortaggi più amati e più coltivati negli orti italiani, però bisogna fare attenzione perché è delicato sotto alcuni aspetti. Allora, partiamo dall'inizio. Siamo a dicembre, per quanto riguarda il clima di dove vivo io, siamo arrivati alla fine, infatti questi li devo raccogliere tutti perché si stanno rovinando. Allora, facciamo un passo indietro. Semina del cavolfiore da aprile a settembre, tolti i 2 mesi più caldi, insomma, si possono cominciare a seminare. Vanno poi messe a dimora 40 giorni dopo la semina circa. Il freddo fa danni su una pianta del genere e adesso ve li mostro. Del cavolfiore si mangia la parte centrale, questa infiorescenza che si chiama corimbo, è one shot. Una volta tagliato, basta, non c'è più niente da mangiare. A parte le foglie più tenere, queste si possono mettere nelle zuppe. Quindi, arrivati a questo punto, si taglia l'infiorescenza, si cucina nei mille modi che solo noi italiani sappiamo fare e il ciclo vitale della pianta è terminato. Mi sposto e vediamo un attimino il terreno. Ecco, mi sono spostato perché vi parlo del terreno e vi parlo di alcuni aspetti negativi di questo ortaggio. Allora, il terreno deve essere sempre sciolto e molto ben concimato, quindi nel momento in cui si mette a dimora la piantina si deve mettere dello stalatico pellettato, dell'humus lumbrico. Teme i ristagni idrici e teme anche, ovviamente, le pozzanghere d'acqua, non vanno bene né l'una né l'altra. Il terreno deve essere sempre umido. Ora, naturalmente, siamo a dicembre, qui volente o nolente, l'umidità notturna continua a bagnare il terreno. Io è da ottobre che non gli do acqua. Ho l'irrigazione a goccia perché questi sono i cassoni che utilizzo anche d'estate per la coltivazione no dig. Quindi poi farò un distinguo sulla coltivazione normale e la coltivazione no dig. Bisogna fare attenzione alle erbe infestanti, qui ne ho poche, ma ovviamente se si mette subito dopo l'estate queste vengono su, quindi bisogna prevedere la sarchiatura o la pacciamatura. In questo caso non ho messo niente perché ho comprato le piantine, le ho messe a settembre e uno dei vantaggi della coltivazione no dig è che ho pochissime infestanti, quindi io qui il terreno veramente non l'ho lavorato. Qui sulla destra abbiamo un cavolfiore che è giunto al limite. Cosa succede? Sono due nemici principali del cavolfiore prima che vada raccolto a tutti i costi, come in questo caso qui: le gelate notturne e la mancanza d'acqua. Qui abbiamo un problema di gelate notturne. Dicembre è stato abbastanza freddo, abbiamo avuto qualche notte in cui è scesa sotto zero la temperatura e, se notate, la parte superiore, le infiorescenze, mi avvicino su questo, le infiorescenze si sono rovinate, si stanno cominciando a separare, si sono un po' ingiallite, hanno fatto una sorta di crosticina sopra. Questo è segno che ormai questo è andato, si è irrimediabilmente rovinato. Ora io lo raccolgo e lo cucino lo stesso, ma questo è il limite proprio. Ne ho un altro, dopo vi faccio vedere una foto, l'ho raccolto per farvelo vedere, dove ormai i fiori si sono separati, io personalmente quelli li butto. Qua siamo invece proprio al limite. Questo è lo stadio prima di questo. Quindi adesso devo raccogliere questi 7-8 cavolfiori che mi sono rimasti e poi devo cucinarli. Se fate una coltivazione normale, tradizionale, il sesto di impianto di circa 50 cm da una pianta all'altra. Qui, come vi dicevo, io seguo la metodologia no dig, quindi senza scavo, ho dei cassoni solo di compost, quindi posso tenerli un pochino più vicini senza nessun tipo di problema. Io non ho rispettato, se vedete, i 50 cm di distanza. Arrivati a questo stadio di maturazione, questo è piccolo, vedete? E rimarrà piccolo, non crescerà più, quindi anche questo lo devo raccogliere. Ah, ecco, qua dietro ho proprio il prototipo di quello che succede con le gelate. Guardate qui, vedete? Se riesco a toglierlo, vi mostro la differenza tra i due. Quello di sinistra è da buttare, quello di destra siamo al limite, devo raccoglierlo adesso. Per quanto riguarda la coltivazione no dig, quell'operazione che ho fatto io di tirarlo fuori dal terreno è sbagliata. Le radici vanno lasciate nel terreno che marciranno e daranno poi di nuovo nuova sostanza organica al terreno. Io l'ho tolto solo per farvi vedere un attimino com'è. Quando lo si trapianta in autunno è importante non bagnare le foglie per evitare malattie fungine. Si può dare una mano di
poltiglia bordolese in via preventiva per evitare poi attacchi funginei, ma io qui avevo dato il tris di prodotti bentonite, caolino e tannino di castagno, ho fatto due trattamenti e non ho avuto alcun tipo di attacco. Il pericolo reale di questa coltura è la cavolaia. Farfalline bianche con un puntino sulle ali, un puntino scuro, depositano le uova e mangiano tutto. Ora, le foglie che vedete in questo momento mangiucchiate sono state le lumache. La cavolaia l'ho debellata, ecco, infatti, guardate, neanche a farla apposta, eccola qui, vedete la lumachina. La cavolaia si debella con il Bacillus thuringiensis, che io personalmente non ho mai utilizzato, mi prometto di farlo il prossimo anno, e io l'ho tenuta a bada quest'anno con un prodotto a base di piretro. Non è il massimo, sono andato giù un po' pesante, lo ammetto, però ho salvato la coltivazione. Per le lumache invece si può usare il Ferramol. Vi lascio qui in sovraimpressione la copertina del video che avevo fatto sul Ferramol. È una sostanza a base di fosfato ferrico, attira le lumache e le fa morire. Non è nocivo per gli altri animali, per questo lo utilizzo. Una volta tagliata la pianta, la parte superiore, quella che mangiamo, rimane questo. Le foglie, che sono ancora belle, io le do alle galline, mentre dal momento che, come vi dicevo, seguo la metodologia no dig, il gambo, che è molto robusto, lo taglio alla radice, alla base, questo lo butto via nell'umido, e il resto della radice fittonante la lascio nel terreno. Riprende poi il ciclo vitale, perché viene poi consumata dai microrganismi che abbiamo nel terreno. Anche per i cavolfiori ci sono varie qualità, sia come colore sia come tempi di maturazione, però dovete sempre fare attenzione, che belli questi, la miseria, non l'avevo visti, però bisogna sempre fare attenzione appunto al periodo in cui nella propria zona si hanno le gelate e bisogna andare a ritroso. Nel mio caso io le gelate pensavo di averle a gennaio, invece le ho avute a dicembre. Questi per fortuna erano quelli precoci, quindi sono riuscito a farli maturare in tempo e adesso è tempo di tagliare. Ma quelli che avevo preso un pochino più tardivi, ad esempio come quello piccolo vi ho fatto vedere prima, o questo qua che vedete che ancora è in fase di maturazione, piccolino, se continuano le gelate questo non cresce più e si rovina. Ora, dal momento che le previsioni indicano il ritorno del bel tempo, questi li posso lasciare e provare a farli maturare, ma se vedo che si rovinano non li devo raccogliere. Bene, ci tenevo a fare questo video perché il cavolfiore non può mancare nel nostro orto. Si può cucinare in mille modi diversi. Quando lo si cucina lascia un odore di zolfo un po' sgradevole in cucina, è soltanto perché lui all'interno contiene lo zolfo che poi viene fuori mentre lo si cucina. Lo si può utilizzare in mille modi diversi: lessato, fatto al forno con la besciamella, noi ci facciamo la pasta con questo, pasta e acciughe, quindi cavolfiore e acciughe, magari con orecchietto e cavatelli. Insomma, la fantasia per utilizzarli in cucina non ci manca di sicuro a noi italiani. Vista l'umidità che c'è in questo periodo dell'anno e visto che io non uso prodotti chimici, ecco, questo è il rischio che vedete, ci sono delle lumache, queste piano piano mangeranno le foglie, ma se l'attacco non è intensivo come in questo periodo dell'anno le lascio lì, quelle che vedo le sposto, se no per il resto non divento matto. Bene, è tutto per questo video, spero che vi sia stato utile. Se non l'avete mai coltivato, coltivatelo il cavolfiore, perché vedrete che vi darà molta soddisfazione. Fate solo attenzione, come dicevo, alle gelate e alla mancanza di acqua. Siamo arrivati ai saluti. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete il video con i vostri amici se hanno la passione di coltivare l'orto. Troverete un bel approfondimento anche sul blog, dove magari do delle nozioni in più, perché qui io vado a braccio, magari me ne sono scordato. Grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata.